Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Bonella Massimo, per parlare di un argomento che veramente mai come in questi anni è di attualità. Mi riferisco al problema delle pensioni, e sì, perché di fatto è diventato un problema. In poche parole, le persone che stanno lavorando da parecchi anni non sanno nemmeno se arriveranno vivi alla pensione. Avete capito bene? Non sanno se arriveranno vivi alla pensione. Una cosa che veramente ci lascia tutti molto perplessi. Nessuna squadra politica ha cercato di rivedere questa legge e i giovani sta di fatto che trovano un muro, non riescono poi a trovare lavoro, a fare dei progetti, a parte lavoretti assurdi dove uno non può nemmeno fare dei programmi. E magari dalla politica gli viene detto, ma voi dovete girare l'Europa. Uno stress tremendo, i soldi non ci sono per girare, e insomma si vive male in questo paese, si vive male in questo pianeta. Dunque, questo è solo uno degli aspetti che si vive male nel nostro paese, perché se dopo andiamo a vedere tante altre situazioni a livello anche internazionale, ci sono anche rumori di guerra, eccetera, ma di questo ne abbiamo parlato diverse volte e ritorneremo ancora su quegli argomenti. È un altro binario e purtroppo i binari sono tanti, un po' come quando si entra in stazione con il locomotore, abbiamo che ci troviamo davanti a tanti binari. Beh, per il momento stiamo su questo. Ricordo Radio Piper, l'emittente storica del Friuli Venezia Giulia, che modula sui 88 e 800, nonché 93 e 800 in FM stereo per tutto l'Alto Adriatico. Praticamente ci potete ascoltare con un buon segnale da Venezia fino a Pola, perché includiamo anche la vicina regione dell'Istria. Anzi, salutiamo i nostri connazionali che so che ci ascoltano in numerosi da quelle zone. A questo punto io vedo nello studio 2 già pronto il collega Marco Grilli, che saluto, anzi mi fa piacere sentirlo qui, e il suo ospite, che so che è un ospite molto importante, proprio per parlare delle pensioni. Io direi di far così, allora, immediatamente la parola a Marco, lui presenterà l'ospite che ha pronto in collegamento telefonico e quindi poi tutte le varie domande. Noi ci sentiamo più tardi. Prego Marco, a te la parola. Massimo, grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Piper. Ho il piacere di avere con me Giuseppe Guttadauro, che è un esperto, e non sono solo io a dirlo, di tematiche previdenziali, fondatore e fautore del portale infoprevidenza.it, che vi invito ad andare a visitare perché è ricco di notizie interessanti e di commenti. Con lui parleremo di diciamo riforma Fornero, che è un tema molto scottante. Le parole di Massimo sono state abbastanza taglienti, ma è quello che pensa la maggior parte delle persone. Con Giuseppe cerchiamo di dare un punto di vista differente, o comunque un punto di vista un tantinello più completo su quello che è l'organico della riforma Fornero. E quindi Giuseppe, ciao intanto. Sì, ciao, ciao Marco. Una breve apertura sulle cause che hanno portato a questa riforma. Una breve apertura sulle cause. Mi fa piacere che tu mi faccia questa domanda, perché hai centrato un attimino la vera questione, che non è tanto i sacrifici che questa riforma sicuramente chiede a tutti gli italiani, ma è proprio il perché si è arrivati a questo punto, cioè si è arrivati fino a tanto.
Io credo che il motivo lo conoscano in tanti, perché per anni abbiamo visto regali e privilegi previdenziali per certe categorie di lavoratori. Abbiamo visto persone che sono andate in pensione a 35-40 anni, che è una cosa scandalosa. Oltre a questo abbiamo erogato importi pensionistici vicino al 90, se non al 100% dell'ultimo stipendio. Ecco, tutti questi, fra virgolette, regali e privilegi fatti in un momento sicuramente in cui non c'erano problemi economici, quindi parliamo degli anni 60, e un po' di menefreghismo e quindi di disattenzione al futuro previdenziale da parte dei politici ci ha portato in una situazione nel 2011 molto tragica, sia a livello di debito pubblico, ma soprattutto a livello di conti e di equilibrio a livello previdenziale. Per cui, volenti o nolenti, si è dovuti intervenire. Probabilmente noi l'abbiamo fatto in maniera molto drastica, gli altri paesi europei l'hanno fatto gradualmente, per cui, essendo intervenuti all'improvviso, dopo decenni di regali, di privilegi, evidentemente questo ha comportato una serie di, chiamiamole, situazioni difficili. L'età pensionabile è aumentata, questa riforma per la prima volta ha introdotto un sistema di adeguamento all'età pensionabile, sia per quanto riguarda l'età, sia per quanto riguarda il calcolo della pensione. Insomma, le cause fanno parte del passato. Questa riforma è arrivata in un momento storico particolare, è arrivata in un momento di crisi finanziaria, però era una riforma dovuta. Una riforma dovuta se vogliamo garantire ai nostri figli un minimo di prestazione pensionistica futura. Mi okay. mi scusi se intervengo da Venezia, mi sa che non c'è proprio futuro se andiamo avanti di questo passo, questo è quello che emerge. Io anzi direi sì, certo. Alla gente non fate figli. Sì, certo, il consiglio di non fare figli mi trova perfettamente d'accordo per il futuro di questi figli. Da un punto di vista previdenziale, io la vedo proprio da un punto di vista previdenziale, il non fare figli evidentemente provoca un ulteriore problema al sistema previdenziale, perché non facendo figli e quindi avendo una natalità molto ma molto bassa rispetto agli altri paesi, in futuro noi avremo un numero di pensionati sempre maggiore per via dell'aumento della vita media e un numero di lavoratori attivi sempre inferiore. E siccome il sistema viaggia a ripartizione e quindi chi lavora paga le pensioni a chi ha cessato di lavorare, il fatto di non fare figli da una parte è augurabile per il loro futuro in questo paese, dall'altra parte da un punto di vista previdenziale è un qualcosa di estremamente negativo. Senti Giuseppe. Scusa Marco, poi vi lascio al vostro colloquio, no? Intanto ringrazio l'ospite che ci dà queste spiegazioni, perché non è da tutti i giorni trovare delle persone che ci spiegano in maniera così dettagliata la problematica, no? Però io vedo, poi uno può dire che io sono razzista o meno, non mi interessa niente, io cerco di vedere la realtà dei fatti, no? Sì. Vedo che gli extracomunitari che entrano dentro, soprattutto dall'est europeo, non vedo mai dalla parte opposta, dall'est europeo, ecco, vedo che praticamente stanno bene, fanno figli, insomma, si bene o male si integrano, e benissimo, per carità, non è questo il punto, ma quello che non capisco, noi siamo qui quasi in ginocchio e questi invece crescono. Allora, non so, ci sono dei cittadini di serie A e di serie B in questo paese, ci sono dei trucchetti da parte della politica che stanno venendo avanti, che cosa sta succedendo? Perché non è chiara la cosa, perché se noi stiamo male figuriamoci loro, voglio dire. Ecco, allora non capisco, io vedo che ad esempio aprono anche delle ditte, cioè nel senso degli esercizi commerciali, quindi fruttivendoli, rivendita, non so, di alimentari, eccetera. E allora mi chiedo, ma se noi quando apriamo una qualsiasi impresa banale, banalissima, siamo costretti a dare poi l'80% di tasse allo Stato e noi siamo strozzati praticamente, e questi invece vanno avanti. Allora, noi chiudiamo, loro aprono. Cioè, cosa sta succedendo in questo paese?
Guardi, da un punto di vista, chiamiamolo politico o di politiche nostre sull'immigrazione, quindi su come accogliere, accettare, aiutare, usiamo il termine che vogliamo, queste persone io non lo discuto, perché sono pienamente d'accordo con lei che forse bisognerebbe intervenire per cercare un attimino di difendere, tutelare anche un pochino gli interessi che sono dei nostri connazionali. Da un punto di vista previdenziale però le posso dire che non c'è alcuna differenza di trattamento, cioè il cittadino italiano che lavora, che ha un'attività e vorrà smettere di lavorare, avrà esattamente la stessa pensione e le stesse età pensionabili di un immigrato da un punto di vista previdenziale. Probabilmente ci sono delle politiche di immigrazione sbagliate, questo però con l'aspetto previdenziale non c'entra. Vorrei aggiungere che comunque è un dato ultimo che è uscito, noi abbiamo circa 10 miliardi, parliamo di 10 miliardi di euro, quindi non di noccioline, di contributi che entrano all'INPS versati da cittadini stranieri. Se venissero a mancare anche questi 10 miliardi, io credo che le pensioni sarebbero veramente a rischio. Quindi dal mio punto di vista ben vengano gli immigrati regolari, cioè le persone che vengono, rispettano le nostre leggi, versano i contributi e pagano le imposte. Per quanto riguarda gli altri, ci sarebbe da aprire un altro discorso con cui le dico subito che sono perfettamente d'accordo con lei. Da un punto di vista previdenziale, io ringrazio che ci siano questi immigrati che comunque contribuiscono per pagare le pensioni anche ai cittadini italiani, perché ripeto, il nostro sistema è basato su contributi versati che servono per pagare le pensioni. Quindi ci sono pensionati italiani che ricevono la pensione anche grazie ai contributi versati da questi immigrati. Ripeto, immigrati che io rispetto se regolari e se vengono da noi rispettando le nostre leggi e quant'altro. Tutto il resto, che possiamo chiamare feccia, sono perfettamente d'accordo con lei che ci vorrebbero delle leggi un attimino più restrittive e tutelanti anche a livello di sicurezza nei confronti dei cittadini italiani. Senti. Bene, allora io do subito la parola a Marco Grilli, ricordo solo per chi si fosse sintonizzato, questa è Radio Piper che trasmette sui 88-800 e 93-800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico in collaborazione con l'emittente di Treviso RST Radio Science TV Online, che ringrazio devo dire in maniera doppia, ecco, la regia di Treviso in Ugo e Rosario Moreno, perché ci ripetono questa trasmissione gratuitamente nelle loro web radio, perché poi è una rete diciamo radiofonica online. Quando io dico RST vuol dire rete radiofonica online, ecco, ci ripetono gratuitamente questa nostra trasmissione che nasce qui da Radio Piper. Prego Marco Grilli. Allora, Giuseppe, torniamo a noi. Sì. Un riassunto sui punti cardine introdotti e, se possibile, individuare anche degli aspetti positivi di questa riforma. Beh, guarda Marco, un aspetto positivo, il principale è che ci ha salvato dalla bancarotta. E quindi questo è sicuramente l'aspetto positivo. I punti cardine noi di riforme ne abbiamo avute in 20 anni a decine. Però io le ho sempre chiamate, tranne la riforma Dini, delle riformette, cioè è come dare un bruttino caldo a un ammalato terminale, per cui riforme che non sono servite assolutamente a nulla. Questa invece è una riforma sostanziale, una riforma molto importante, perché per la prima volta in Italia lega l'età pensionabile e l'importo della pensione alla cosiddetta speranza di vita media. Mi spiego. Mentre fino a ieri noi sapevamo esattamente il momento in cui saremmo andati in pensione, perché c'era un'età pensionabile definita, ricordo che erano 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, con la riforma Fornero oggi un lavoratore sa quando ha iniziato a lavorare, ma purtroppo non conosce il momento in cui andrà in pensione, perché l'età pensionabile ogni 2 anni verrà adeguata a quella che è la cosiddetta speranza di vita media. E se da una parte fortunatamente, da un altro lato sfortunatamente, l'età media continua a progredire come è progredita in questi ultimi anni, anche l'età pensionabile è destinata ad avvicinarsi nei prossimi decenni ai 70 anni.
Quindi è una riforma che da questo punto di vista non necessita più di altre riforme. Io la chiamo la riforma delle riforme, perché con l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita media e con il calcolo della pensione legato a coefficienti anche loro stretti all'età pensionabile, alla speranza di vita, non c'è più bisogno di fare nessun'altra riforma. Le riforme sono state fatte per aumentare l'età pensionabile, sono state fatte per diminuire l'importo della pensione, eccetera, eccetera. Questa riforma è definitiva, è eterna, perché, ripeto, ogni due anni l'età pensionabile tenderà ad aumentare e ogni due anni l'importo della pensione tenderà a diminuire, perché, ricordo, noi stiamo andando verso un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, quindi una pensione calcolata sui contributi versati durante la vita lavorativa. Questi contributi verranno trasformati in pensione e quindi in rendita con l'applicazione di un coefficiente legato all'età. Ecco, anche questi coefficienti ogni due anni si adegueranno alla speranza di vita, per cui se la speranza di vita aumenta, si allontana l'età pensionabile e i coefficienti diminuiscono. Diminuendo il coefficiente diminuisce anche l'assegno pensionistico. Questo è il punto cruciale di questa riforma. Altri aspetti. Ha equiparato l'età pensionabile tra uomini e donne. Prima c'era una differenza di 5 anni, quindi le donne andavano in pensione 5 anni prima degli uomini. Con la riforma Fornero l'età pensionabile è uguale. Le donne andranno in pensione esattamente con la stessa età degli uomini. Un altro aspetto di questa, diciamo, di questa riforma è l'aver abolito quello che io chiamo definisco un'appropriazione indebita da parte dello Stato, perché prima della riforma Fornero, quando una persona maturava il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, doveva comunque aspettare 12 mesi se era un dipendente o 18 mesi se era un lavoratore autonomo per percepire la prima rata di pensione. Erano le cosiddette finestre di uscita, per cui io avevo un'età pensionabile a 65 anni ed ero un commerciante. Ebbene, fino a 66 anni e mezzo di età, quindi per 18 mesi, non percepivo la pensione. Se ero un dipendente dovevo aspettare il 66esimo anno di età. Questa appropriazione indebita, perché così la chiamo io, è stata abolita dalla riforma Fornero. Un altro aspetto che io reputo positivo è l'aver soppresso un trattamento di calcolo della pensione totalmente retributivo, quindi basato sugli ultimi redditi o stipendi percepiti prima del pensionamento, per alcuni lavoratori, cioè coloro che avevano maturato più di 18 anni di contributi a 31 dicembre 1995. Con la riforma Fornero questo privilegio è caduto, perché con la riforma Fornero tutti, e dico tutti, andremo in pensione o con un sistema contributivo puro, se abbiamo iniziato a lavorare dopo il 95, o se abbiamo iniziato a lavorare prima del 96, avremo tutti un sistema misto, quindi una quota di calcolo retributivo ed una quota di calcolo contributivo. Sostanzialmente sono questi i punti cardine della riforma. L'aspetto, diciamo, novità assoluta è proprio l'aver legato l'età pensionabile e l'importo della pensione alla speranza di vita media. Ci sarà qualcuno che grida al miracolo e qualcun altro che invece, come al solito, non sarà molto contento di questa cosa, soprattutto pensando agli assegni che diminuiscono, ma cosa vuoi? No, ecco, questo è, Marco, se io vengo definito come un difensore della riforma Fornero, io non difendo la riforma Fornero, io dico che la riforma Fornero è un qualcosa di dovuto per salvare l'equilibrio finanziario dal nostro sistema previdenziale. Se c'è però una cosa che mi vede contrario è proprio quella a cui stai accennando tu, cioè secondo me non è possibile agire su entrambi i campi. Da una parte mi allunghi l'età pensionabile, quindi io rincorro sempre più l'età pensionabile che si allontana, e dall'altra parte mi diminuisce anche l'importo della pensione agendo anche su questi coefficienti. Secondo me si poteva agire su una sola di queste due leve. Bastava scegliere: manteniamo gli importi della pensione inalterati e quindi non li abbassiamo e allunghiamo l'età pensionabile. Oppure si poteva decidere il contrario: abbassiamo l'importo delle pensioni ma lasciamo l'età pensionabile fissa. Invece questa riforma, ed è un aspetto che pochi conoscono, ha agito su entrambe le leve. Quindi da una parte
mi aumenti l'età pensionabile e nello stesso tempo contestualmente mi abbassi l'importo della pensione. Ecco, questo è un aspetto che io critico di questa riforma, probabilmente l'unico aspetto che non è di poco rilievo, che secondo me andrebbe aggiustato. Che non è equo. Quindi, visto che parli di andrebbe aggiustato, puoi fare un cenno ai possibili aggiustamenti? Sì, aggiustamenti che però noi ricordiamoci sempre che facciamo parte dell'Europa. Beh, la riforma ci è stata imposta alla fine dall'Europa sostanzialmente. Ecco. Bravo Marco, io infatti dicevo non voglio dare un giudizio sul fatto che sia d'accordo o meno di far parte dell'Unione Europea, comunque ne facciamo parte. Sì. E siccome ne facciamo parte dobbiamo rispettare certe regole e soprattutto tenere i conti in ordine. E l'unico modo per salvarci nel 2011 e dimostrare che avremmo tenuto i conti in ordine era intervenire drasticamente sulla previdenza e quindi siamo intervenuti sulle pensioni. Ora, fare degli aggiustamenti su questa riforma è possibile. Cambiarla, come molti pretendono di fare, o addirittura abolirla, è impossibile. È impossibile perché ci verrebbe comunque vietato dall'Unione Europea che non ce ne darebbe il permesso. Comunque dei piccoli aggiustamenti si potrebbero fare, ad esempio mandare in pensione una persona a 70 anni dopo che è entrata in fabbrica all'età di 25 anni è una cosa che non è corretta. Cioè, sto dicendo che ci sono dei lavori che dovrebbero avere delle uscite agevolate. E quindi questo allungamento di età pensionabile, lasciarlo limitatamente a dei lavori cosiddetti, fra virgolette, passami il termine, non pesanti o non usuranti. Quindi allargare il campo delle persone che possono usufruire di un'uscita prima dell'età pensionabile. Questo è una. La seconda cosa è la famosa parola che ha circolato per un po' l'anno scorso e di cui hanno discusso i nostri politici, che è la flessibilità. Cioè l'età pensionabile può aumentare per via della riforma, perfetto, però io lascerei al lavoratore la scelta di decidere quando andare in pensione, mettendo ovviamente un'età minima, voglio dire, non è che uno può andare in pensione a 40 anni. La riforma Dini, lo ricordo, oltre ad aver introdotto il sistema contributivo, aveva anche lasciato la flessibilità di scelta dai 57 anni in avanti fino a 65, per cui una persona poteva decidere, vista la sua situazione finanziaria, familiare, eccetera, eccetera, di andare in pensione per esempio a 57 anni. Un altro invece, per motivi completamente diversi, decideva di andare in pensione a 58, a 60 o a 65. Ovviamente la scelta dell'età influiva sul coefficiente di trasformazione, perché più si aspettava, certo, e più questo coefficiente era alto, quindi avrebbe dato un assegno pensionistico più elevato. Mi sono sempre chiesto perché questa flessibilità introdotta nel 95 sia stata soppressa nel 2004 dall'allora ministro Maroni, che ha riportato l'età pensionabile rigida a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Cerco di riassumere, secondo me si potrebbe reintrodurre una flessibilità in uscita, cioè lasciare al lavoratore la scelta di decidere quando andare in pensione. Ovviamente con una penalizzazione via via sempre meno pesante, più si aspetta, sull'importo della pensione. Questo secondo me è una cosa che si potrebbe fare subito, anche perché i conti dell'INPS non ne subirebbero un danno. Tu vuoi andare in pensione prima, 10 anni prima rispetto a quando potresti andare? Perfetto, io ti do il 40% in meno di pensione, per cui te la pago per 10 anni in più, ma pagandoti il 40% in meno, alla fine per me il costo che tu avrai sarà il medesimo come se fossi andato in pensione a 67 anni per 10 anni in meno. Quindi in sostanza vai, cioè, a non pari ci serve, quasi. Oppure quasi. Il problema è una mancanza di risorse immediate, perché se introducessero la flessibilità in uscita oggi, hanno già fatto il calcolo che ci sarebbero decine e decine di migliaia di lavoratori che rinuncerebbero a una parte di pensione e chiederebbero di andare subito in pensione. Andare subito in pensione vuol dire che l'INPS deve trovare delle risorse per pagare la pensione immediatamente. Siccome queste risorse mancano, ecco cos'è che impedisce di introdurre la flessibilità in uscita, che altrimenti sarebbe la soluzione migliore, più equa. Chiaro, quindi un problema di risorse proprio. È un problema di mancanza di risorse immediate, sì.
E sentimi, anche perché credo ci avviciniamo, Massimo, aiutami, ci avviciniamo alla chiusura ormai, vero? Sì, hai ancora 2 minuti. Allora, negli Ah, yeah. ultimi 2 minuti possiamo ragionare di un vero, al di là di quello dell'appunto della liquidità necessaria per portare avanti un suggerimento costruttivo come quello che hai dato tu poco fa. Il vero problema qual è effettivamente adesso? Il vero problema effettivamente adesso, diciamo che secondo me si avvicina al momento in cui ci saranno i primi pensionati della cosiddetta gestione separata INPS. La gestione separata INPS è nata nel 96 e sta pagando fior fior di milioni e miliardi di contributi, con pochissimi pensionati, perché essendo nata nel 96, e quindi questi contributi che entrano nella gestione separata aiutano un attimino a equilibrare i conti dell'INPS. Nel momento in cui inizieranno ad andare in pensione anche gli iscritti alla gestione separata, e lì potrebbero essere, anzi saranno sicuramente dolori, se non ci fosse stata questo tipo di riforma, cioè la riforma Fornero che fa risparmiare allo Stato, ricordiamolo, in termini previdenziali circa 30 miliardi l'anno. Sentimi un po', dopo potremo ragionare sul discorso delle nuove generazioni, quindi non tanto in termini di calcolo di contributivo o di riforma Fornero, ma di un'altra condizione, che è quello che diceva Massimo in apertura, tra le altre cose. E un'ultimissima considerazione prima di questa, e poi chiudiamo. Facevo riferimento all'assorbimento da parte dell'INPS, dell'INPDAP, per esempio, per cui adesso si è Sì, creata una non situazione di solo. ulteriore Eh squilibrio, sì. tra parentesi. Sì, perché l'INPS si è dovuto far carico di diversi, chiamiamoli carrozzoni, nel corso degli anni, perché le varie riforme che ci sono succedute hanno armonizzato il sistema, per cui oggi noi abbiamo l'INPS come ente di previdenza più importante e le casse di liberi professionisti. Una volta invece c'erano molti lavoratori dipendenti che avevano ciascuno una propria cassa di previdenza e quindi erano fuori dall'INPS. Mi riferisco all'ENPALS per gli sportivi e lo spettacolo, mi riferisco ai dipendenti pubblici che erano dell'INPDAP, mi riferisco ai lavoratori delle aziende elettriche, delle aziende telefoniche. Ognuno aveva la sua cassa di previdenza e quindi i propri regolamenti. Oggi tutto questo non c'è più e tutto è stato condensato presso l'INPS, per cui l'INPS oggi si deve occupare anche di queste gestioni che sono profondamente in rosso e che quindi sono andate a pesare anche sul bilancio complessivo dell'INPS. Sentimi, chiudiamo. Secondo te, per le nuove generazioni, allora qual è il problema effettivamente? Le nuove generazioni il problema vero, secondo me, non è la riforma Fornero, non è neanche il sistema di calcolo della pensione contributiva, ma piuttosto una condizione occupazionale precaria e saltuaria. Cioè, voglio dire, l'ingresso nel mondo del lavoro oggi è intorno ai 28 anni. Se poi una persona deve andare incontro a una carriera lavorativa contraddistinta da un accesso non solo tardivo al lavoro, ma anche da rapporti discontinui e ininterrotti, questo influirà sicuramente sulla sua pensione. Per cui dico che il problema principale è un problema di occupazione, una seria politica del lavoro che possa garantire ai giovani un futuro tranquillo e sereno da un punto di vista di continuità lavorativa, perché nel sistema contributivo, se c'è continuità lavorativa e si versano tutti gli anni i contributi, funziona un po' come una polizza. Se io tutti gli anni verso il mio premio, alla fine, alla scadenza, avrò indietro i miei soldi con i rendimenti. Se però io salto dai versamenti e non sono regolare, evidentemente alla fine avrò accumulato un capitale talmente basso che mi darà luogo a una pensione non con un tenore di vita non Parleremo decoroso, ma anche prossimamente di questo argomento, sì. perché è toccato il ramo assicurativo, in particolare quello dei rischi puri o meno sostanzialmente, per cui c'è una distinzione da fare. Tu parlavi di pensioni, cioè praticamente di trattamenti di pensione integrativa, quindi PIP o FIP e cose di questo genere. Sì, perché il sistema contributivo è esattamente identico all'accumulo in una polizza per ottenere una rendita. È esattamente la stessa cosa. Si accumulano premi, si accumulano contributi che poi alla fine vengono trasformati in rendita da un coefficiente Certo. demografico. Bene, bene. Grazie Giuseppe. Niente, è un piacere essere in trasmissione con voi.
Grazie Massimo, ti lascio la parola. Grazie, riprendiamo dallo studio 1, siamo un po' in ritardo, grazie al tuo ospite che in maniera così dettagliata ci ha spiegato un po' qual è la situazione, se non altro dal punto di vista tecnico. Credo che se fossimo negli anni 80 di fronte a una situazione di questo tipo, ma non solo, anche a tutte le politiche sbagliate in questi ultimi anni, credo che l'Italia si sarebbe fermata almeno per come minimo una settimana in maniera totale. Oggi purtroppo la gente non è più con quella mentalità degli anni 80. E io mi fermo qui, vi ringrazio ancora Marco Grilli per il supporto, per le domande anche molto pertinenti al tuo ospite, e spero anche di trovarti ancora. Ringrazio la regia qui di Radio Piper con Paolo Gavasso, altresì Radio Sarif Rosario e Ugo Moreno. Grazie anche a voi gentili ascoltatori per averci seguito. Vi lascio alla nostra musica. Appuntamento come sempre per la settimana successiva. Da Massimo Bonella un cordiale saluto. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.